un grande database dove tutti gli attori del turismo abruzzese potranno inserire informazioni e prodotti turistici accessibili in modo univoco e aggiornato. Questa sarà la piattaforma DMS, Destination Management System, un sistema che sta adottando anche Veneto e Trentino. Ad illustrarne natura e potenzialità oggi a Palazzo Sirone il vicepresidente della regione Giovanni Lolli e ancora Dario Colecchi, presidente PMC Abruzzo Innovazione Turismo, Claudio Ucci, responsabile DMC, le compagnie di destinazione, Marcello Squinciani, direttore PMC Abruzzo Innovazione Turismo e Massimo Bregani, amministratore Feratel Italia. Sarà un sistema implementato in entrata da regione, GAL, DMC, dalla Saga e dalle società di trasporto, dai parchi e soprattutto dai privati. In uscita i dati potranno essere utilizzati da uffici informazioni, siti internet e app turistiche. La piattaforma potrà poi essere inserita in quotidiani online e siti web, personalizzabili grazie a vari filtri per area geografica o settore di interesse. Centrale sarà il servizio di prenotazione alberghiera. Noi mettiamo gli strumenti. Il primo strumento che abbiamo messo è finalmente la raccolta dei dati. Attraverso Sitra noi abbiamo adesso un osservatorio in grado di dirci i dati come evolvono. L'altro, stiamo riorganizzando il sistema degli IAT, che erano veramente messi in condizioni abbastanza imbarazzanti, insieme ai comuni, insieme al DMC. E adesso, oggi, qui presentiamo questo pregevolissimo lavoro fatto dalla PMC e dal Polo, che è a disposizione di tutti gli operatori. Adesso, la vera sfida è capire se gli operatori, che in tutti questi anni sono molto lagnati dei ritardi della regione e ci avevano ragione, però di fronte al fatto che la regione finalmente mette a disposizione gli strumenti, adesso questi strumenti li vorranno pienamente adoperare. Noi faremo 6 incontri pubblici in 6 aree del territorio per ascoltare e per spiegare quello che stiamo facendo. Mi aspetto che gli operatori, oltre alle giuste lagnanze, a questo punto collaborino pienamente con noi per cercare di organizzare un sistema più moderno e più efficace. Tecnicamente è un software che viene distribuito a tutti i fornitori di servizi, sia alloggi che extraalberghieri, e sia a tutti gli operatori che possono caricare di informazioni la piattaforma regionale, e lo stesso software avrà poi la capacità di distribuire queste informazioni su diverse piattaforme, che potrebbero essere sia app per i telefonini, sia siti internet della regione, sia siti internet declinati per linee di prodotto per la regione, evitando quindi la duplicazione delle informazioni in inserimento e una grossa potenza di fuoco per quello che riguarda la promo commercializzazione della regione Abruzzo.